L'Ungheria si prepara alle elezioni politiche di domenica in un clima da successo annunciato per il partito del premier Viktor Orban al potere dal 2010, dato oltre il 50%. Il vantaggio dei pronostici tiene conto anche della controversa legge elettorale che secondo molti avvantaggerebbe il partito del primo ministro. Gli ungheresi sono abituati ad un voto molto più semplice, invece il nuovo sistema è strano anche per loro. La maggior parte degli elettori non riesce a capire il metodo del cross-voting tra i candidati dei partiti d'opposizione. L'alleato di estrema destra, Jobbik, potrebbe raddoppiare i consensi nelle zone rurali, nonostante il disagio in cui ampi settori sociali sono costretti a vivere. Dal punto di vista economico, per gran parte della popolazione la situazione è molto peggiorata, la povertà è in crescita, le condizioni di vita diventano più difficili e quello che è peggio è che mancano le prospettive di una vita migliore. Una tornata elettorale in cui sono risuonati gli slogan xenofobi e anti-immigrazione, che non dovrebbe riservare sorprese dunque. La campagna elettorale ha mobilitato la gente più che in passato, ma gli istituti demoscopici mostrano che con questa legge elettorale le divisioni tra le forze di opposizione renderanno difficile togliere il governo dalle mani di Fidesz. Florianna, Euronews Budapest.